Ciao ragazzi, oggi vorrei parlarvi di un tema abbastanza spinoso che riguarda gli imprenditori che affrontano il mondo del commercio elettronico e soprattutto nella fase di startup si trovano nella condizione di dover fare il data entry, cioè di inserire i prodotti e magari ne hanno tantissimi e magari decidono di prendere qualche scorciatoia. Allora vi leggo un passo dal manuale di SEO Gardening, dalla prima lettera ai SEO Fitti. Allora, il data entry, cioè l'inserimento dei contenuti o in questo caso prodotti, è uno dei principali problemi che vedo nei siti e-commerce. Mettiamola così. Ingegner Trapunzoni, sempre quello di Busto Arsizio, gestisce da 15 anni un grosso negozio di arredi con un enorme magazzino. All'improvviso Trapunzoni decide di cogliere l'opportunità del commercio elettronico e vendere arredamento attraverso il web in tutta Italia, isole comprese. Dopo aver scoperto che esistono CMS gratuiti per il commercio elettronico, Trapunzoni, che in quanto ingegnere non vive ma funziona, decide di dedicare un fine settimana a imparare come si installa WordPress con piattaforma WooCommerce. Fantastico, ma poi facile! Non immaginavo bastasse così poco. Elpidio Trapunzoni, ingegnere informatico da 110 su 110 e lode. Di professione venditore di mobili, ha ora solo un piccolo problema. Deve importare 3.000 prodotti presenti nel database del suo software gestionale aziendale, ma ancora non sa come fare. Davanti a lui si parano due scelte: assumere due SEO copy a progetto per un paio di mesi sotto la supervisione di un consulente SEO, o fargli inserire e fargli inserire i prodotti uno a uno con la sua descrizione e con le referenze SEO ben ottimizzate, oppure scoperta sensazionale, usare un plugin che si chiama WooCommerce CSV Importer, che carica automaticamente tutti i prodotti dal gestionale al sito tramite export e import di un file Excel in formato CSV. La razionalità economica e soprattutto l'innata capacità adattiva dell'ingegner Trapunzoni gli suggeriscono di optare per l'importazione di tutti i 3.000 prodotti dal gestionale al sito con un click. Ok, il gioco è fatto, i prodotti sono tutti caricati. Ora il problema è solo che le descrizioni dei prodotti sono tutte uguali, così come i titoli. Nello specifico si verifica una situazione in cui abbiamo 100 camerette per bambini, il cui tag title differisce solo per il codice prodotto. Che vuol dire? Vuol dire che in sostanza abbiamo scordato il buon senso a casa. A volte fare presto vuol dire creare situazioni di cannibalizzazione. Per quanto riguarda l'attribuzione di significato da parte di Google, quindi a volte le scorciatoie vanno bene, a volte invece è meglio dedicare il giusto tempo a quello che facciamo. Ok, allora va bene così per oggi, ci vediamo presto. Ciao.